Sparta e Atene. Parliamo oggi con il professor Alessandro Barbero e con Rita Cioffi, Matteo Marroni e Alessia Amante. Professore, prendiamolo dall'inizio. Come nasce il mito di Atene? Beh, Atene sconfigge l'impero persiano alla fine del all'inizio del V secolo avanti Cristo. Fa fuori è come se oggi Malta sconfiggesse gli Stati Uniti d'America. Beh, quasi. Diciamo che loro ci hanno giocato su molto, effettivamente. Loro, gli ateniesi e i greci in genere, hanno costruito su questa loro eroica resistenza all'immenso impero, al milione di uomini dell'esercito di Serse. Poi figurarsi se erano davvero un milione, ma i greci ce la raccontano così. Ci hanno costruito su una leggenda che dura fino ad oggi. Ancora oggi si fanno dei film che si intitolano 300 e che parlano delle Termopili. Quindi ateniesi e greci in genere, sì, noi pochi abbiamo sconfitto l'immenso impero. E anche Sparta vero, in tutto questo soffriva di invidia? No, perché intanto alle Termopili la gloria se la son presa loro, morendo i 300 spartani, e poi gli spartani non invidiavano nessuno, secondo me, avevano un tale complesso di superiorità. Però è anche vero che i greci non erano un piccolo popolo qualunque, ecco, in questo senso Atene era la capitale di un impero commerciale. Noi non sappiamo quanti abitanti aveva, ma tanti, e metteva in mare una quantità enorme di navi. Quindi sembravano piccoli perché erano sparsi, divisi, sparpagliati, ma erano una potenza anche loro, in realtà. Va bene, adesso ne parleremo, entriamo nel primo capitolo della nostra storia. Sparta e Atene, le due città più rappresentative della Grecia classica, dopo aver lottato fianco a fianco contro la Persia, quello di cui abbiamo appena parlato con il professor Barbero, entrano in antagonismo nel mondo greco. Nella Grecia dell'età arcaica e classica, la cellula dell'organizzazione politica è la polis, la città-stato. Non esiste uno stato greco, ma c'è un senso di identità che si riconosce nelle feste collettive, come i giochi olimpici, e nei grandi santuari, come quello di Apollo a Delfi. Ci sono poi le leghe, le coalizioni di città che ruotano attorno a quelle più importanti. Atene è il cardine della Lega Delio-Attica. Sparta è la potenza egemone tra le poleis del Peloponneso. Il sistema che gli ateniesi hanno inventato per governarsi è la democrazia. Tra le sue istituzioni c'è la bulè, il Parlamento, 500 membri estratti a sorte tra i cittadini liberi. Restano in carica un anno, con il compito di proporre leggi e provvedimenti che devono essere ratificati dall'Ecclesia, l'Assemblea Generale. L'Ecclesia è aperta ai cittadini maschi ateniesi liberi e maggiorenni. Tutti hanno diritto di voto e ogni decisione importante è presa per votazione diretta del popolo, il Demos. Tutte le cariche istituzionali ad Atene sono sorteggiate, solo quelle delle massime autorità militari, gli strateghi, sono elettive. Sparta invece è una società aristocratica, al vertice ci sono i pari, gli omoioi o spartiati. L'aristocrazia guerriera vive in comunità e il simbolo di questo tipo di vita sono i sissizi, i pasti comunitari. Un pari di Sparta non può possedere denaro né esercitare alcun mestiere. La sua unica attività è la preparazione alla guerra. Gli spartiati vivono dei lotti di terra assegnati loro dallo Stato e lavorati dagli iloti, la classe servile. In mezzo ci sono i perieci, uomini liberi ma senza diritti. Il governo è retto da 5 magistrati, gli efori. Eletti dall'assemblea dei pari, restano in carica un anno. Il potere degli efori è superiore a quello dei due re di Sparta, che conservano il comando dell'esercito. La brillantezza culturale di Atene e la solidità chiusa e granitica di Sparta diventano proverbiali nel mondo greco. L'Atene del V secolo è la città del teatro, dei grandi poeti tragici, Eschilo, Sofocle, Euripide, delle commedie di Aristofane, dei filosofi, degli artisti come lo scultore Fidia, degli architetti Ctino e Callicrate.
La grandezza della città di Atene si riassume nella risistemazione dell'acropoli voluta da Pericle verso la metà del secolo, con l'ingresso monumentale dei Propilei e soprattutto con il Partenone, il tempio di Atena Parthenos, la dea vergine guerriera, protettrice della città. Il prestigio di Sparta si regge invece sul valore militare degli spartiati, sulla leggendaria durezza del suo sistema educativo, l'agoghe spartana, l'addestramento alla fatica e al combattimento che tutti i pari devono affrontare fin dall'infanzia. La differenza tra le due città è racchiusa nella profezia amara dello storico ateniese Tucidide, che scrive: se Sparta venisse abbandonata, i posteri, vedendo le sue rovine, non potrebbero immaginare quanto grande sia stata la sua potenza. Se gli ateniesi invece subissero la stessa sorte, vedendo i resti della città, la loro importanza si supporrebbe doppia di quella reale. Una profezia che si è avverata. Matteo Marroni, mi levi una curiosità, ma i greci si sentivano greci? Esisteva l'identità greca? Sì, il filmato citava giustamente il senso di identità comune che i greci avvertivano. Ed è un senso di identità comune che noi troviamo attestato per la prima volta a livello letterario in una pagina molto famosa dello storiografo Erodoto, che ha raccontato la gloriosa battaglia di Salamina, dove gli ateniesi sono riusciti a infliggere una pesante sconfitta navale all'esercito persiano, ateniesi che però devono subito accogliere le preoccupazioni di Sparta relativamente a un possibile accordo con Serse e con lo stesso esercito persiano. Gli ambasciatori ateniesi rispondono che questo accordo è impensabile proprio in virtù di quelle caratteristiche comuni che legano i greci tutti: l'homoimon, cioè il sangue comune, l'homoglosson, la possibilità di parlare e di capire una stessa lingua pur all'interno di una variante dialettale molto forte, e ancora la presenza di santuari, di tempi comuni dove compiere comuni sacrifici, e in generale costumi che sono praticati in tutta la Grecia, etea omotropa. Professore, rivolgo anche, sia più semplice di me. Qui dobbiamo ripassare il nostro greco del ginnasio, ma effettivamente sì, questa identità comune c'è, basta pensare a una cosa come le Olimpiadi. Le Olimpiadi, i greci erano sportivi, sì, ma non come lo siamo noi. Lo sport era una cosa da ricchi, era una cosa in cui eccellevano le persone importanti di ogni città, ma soprattutto era un'attività religiosa. Le Olimpiadi non erano un insieme di gare sportive fatte sotto i riflettori per guadagnare soldi. Era un grande rito. C'erano gli dèi a guardare le Olimpiadi, e per le Olimpiadi i greci, che normalmente si scannavano fra loro, perché riconoscere di essere un unico popolo non impediva affatto di odiarsi e ammazzarsi, un po' come gli europei in secoli più vicini ai nostri, no? Però quando c'erano le Olimpiadi interrompevano tutto e andavano insieme a onorare i loro dei comuni. Quindi sì, questa identità c'era, ed è quella che li porta a fare una cosa ai nostri occhi anche non troppo simpatica, del tipo dire: noi siamo i greci e siamo i veri uomini, tutti gli altri che non parlano greco sono animali, sono inferiori. Alessia Manti, io ho notato nel nostro filmato una cosa strana ma consueta: quando si parla di Sparta si parla di guerra e ci sono sottofondo musiche marziali, boom, boom. Quando è Atene invece sono statue, cultura, violini in sottofondo. Io ho l'impressione che tutta questa storia sia circondata di luoghi comuni quasi insopportabili. Sì, a tal punto che nell'Ottocento si parlava proprio di miraggio spartano, e alcuni di questi elementi sono spesso falsi. Faccio solo un esempio, cioè questo poeta lirico di VII secolo a.C., Alcmane, che opera a Sparta e scrive Parteni per fanciulle. Ebbene, si credeva così improbabile che ad un certo punto della sua storia fosse esistita una Sparta amante del bello, che si negò la paternità spartana di Alcmane e si disse che doveva essere nato per forza in Oriente. Invece, in età arcaica, Sparta era estremamente aperta, addirittura verso il mare, verso l'Oriente stesso, e soltanto dopo subentrò questo processo di chiusura e di congelamento che la rende la città caserma, insomma un po' del mito, e che la tradizione attribuisce all'opera principalmente di Licurgo, il legislatore, e soprattutto di Chilone, l'Eforo. Professore, senza farci scoprire dagli spettatori, procediamo anche a una rivalutazione di Sparta.
Beh, intanto appunto Sparta come la conosciamo noi, cioè la feroce dittatura degli uguali, dei pari che sottomettono la massa asservita degli iloti e che si dedicano esclusivamente alla guerra, è una cosa che si è verificata a un certo punto della storia di Sparta. Sparta non è stata sempre questo. Però certamente la Sparta che conosciamo noi, quella diversa da tutte le altre città greche, è la superpotenza militare. Però per esempio, se Alcmane cantava le fanciulle di Sparta secoli prima, risulta che anche dopo, nella Sparta militarista, le donne hanno molto più spazio che non, per esempio, ad Atene. Le donne ad Atene se ne stanno in casa e se escono mettono il velo e parlano fra loro con invidia delle spartane che, a quanto si dice, fanno ginnastica e sport anche loro, nude, si dice ad Atene, perché i greci fanno sport nudi, naturalmente. Noi sappiamo che le donne a Sparta hanno dei diritti nella gestione delle proprietà familiari, per esempio, che le donne di Atene si sognavano, ecco. E tutta questa ginnastica poi ne faceva anche probabilmente le donne più belle della Grecia. Aristofane, nella Lisistrata, mette in scena la rivolta delle donne ateniesi. Sì. Poi a un certo punto arriva la Spartana per unirsi a loro e c'è questa scena in cui tutte le ateniesi sono tutte intorno a lei a dire: mamma ragazza, come sei in forma, mamma mia! Faceva sport. Esattamente. Rita Cioffi, e la chiusura di Sparta, che dire? Beh, la chiusura di Sparta ad un certo punto avviene, è effettiva, e questa chiusura è testimoniata anche da un dato materiale, vale a dire il rifiuto da parte di Sparta di coniare una propria moneta. Infatti sappiamo che Licurgo emanò alcuni provvedimenti suntuari, tra i quali il divieto di uso e possesso di oro e d'argento e l'introduzione di una moneta in bronzo fuso che però non aveva valore intrinseco e che quindi poteva essere utilizzata soltanto all'interno di Sparta. Questo sicuramente isolò Sparta economicamente rispetto a tutte le altre poleis della Grecia. Ma è un rifiuto che è perfettamente coerente a quella volontà di Sparta di omologare, di livellare tutta la popolazione, di renderla uguale, i pari per l'appunto. E tra l'altro è un rifiuto ancora più importante se noi pensiamo che la monetazione in tutte le poleis greche aveva anche una forte valenza identitaria. Basti pensare appunto alla monetazione di Atene. La moneta ateniese per antonomasia ha la testa di Atena sul diritto e la civetta sul rovescio, cioè delle raffigurazioni in cui tutto il popolo ateniese poteva facilmente riconoscersi. È vero che Sparta fa questo sforzo di dire a noi, ai veri spartani, agli uguali, le ricchezze non devono interessare, siamo già ricchi, ognuno è un proprietario terriero, ha i suoi loti, e quindi il denaro a noi non interessa, non siamo come gli ateniesi che vanno per mare a cercare di far soldi, ecco, noi abbiamo ideali più alti. Il risultato però, a quanto dicono almeno gli ateniesi pettegoli, è che i generali spartani quando andavano all'estero erano celeberrimi per la loro avidità di denaro, perché siccome a Sparta non ne potevano avere, appena venivano a contatto con i persiani, per esempio, si lasciavano corrompere, perché loro, che a casa non vedevano mai, per loro era un ideale. Adesso la porto nel secondo capitolo. Prima di averle fatto una domanda, però le voglio fare una domanda secca. Chi è che inizia la guerra, Atene o Sparta? La inizia Sparta per paura, perché è convinta che Atene sta per cominciare. E allora, la inizia Sparta, Sparta e Atene, vedremo nel secondo capitolo, si scontrano nella guerra del Peloponneso, che a fasi alterne diventa una guerra totale dell'Ellade, colonie comprese. Le ingerenze ateniesi negli scontri tra Corcira, odierna Corfù, e Corinto e l'embargo commerciale di Atene a carico di Megara sono due degli episodi che rivelano con chiarezza l'espansionismo ateniese. Le principali città del Peloponneso chiedono a Sparta una reazione e la città, sebbene riluttante all'ipotesi di sostenere un pesante conflitto, delibera per la guerra contro Atene. 431 avanti Cristo. L'esercito spartano invade l'Attica. Inizia quella che Tucidide chiama guerra archidamica dal nome del re spartano Archidamo. Gli spartani, consapevoli della loro inferiorità navale, cercano uno scontro sulla terraferma. Scelgono di saccheggiare gli insediamenti vicini ad Atene nell'intento di provocare una battaglia campale. Atene adotta una strategia di resistenza.
Pericle, che è a capo della città, ordina di trincerarsi dentro le lunghe mura fortificate del porto del Pireo. Intanto, le navi ateniesi, con lo stesso intento, costeggiano il Peloponneso, saccheggiando e ostacolando i commerci. ...430 a.C. Ad Atene scoppia una terribile epidemia di peste. Tra le migliaia di ateniesi che perdono la vita c'è anche Pericle, la cui scomparsa lascia un vuoto di potere proprio all'inizio della guerra. Tra fasi alterne, il conflitto continua. Il generale spartano Brasida vince in Tracia, ma gli ateniesi, a Sfacteria, danno un pesante colpo al prestigio militare spartano, catturando vivi più di 100 spartiati. Dopo Pericle, muore anche il grande re di Sparta, Archidamo. 421 a.C. Si giunge a un accordo, la pace di Nicea, dal nome del comandante ateniese che ne tratta le condizioni. Nel complesso, la pace ristabilisce la situazione antecedente alla guerra. Una pace fragile, piuttosto una tregua, che a molti non piace perché di fatto sancisce l'egemonia ateniese. Matteo Marroni, non parliamo solo di questioni militari, c'era anche un conflitto ideologico dentro questa guerra, anche a volte all'interno di uno stesso schieramento. Assolutamente sì. La città, l'isola di Corcira, che è stata citata nel filmato, fu teatro di uno scontro ideologico estremamente feroce. Tra il 427 e il 425 la fazione degli oligarchici, cioè di coloro che facevano capo a Sparta, allo schieramento dei Peloponnesiaci, e la fazione dei democratici si trovano al centro di lotte civili sanguinolente che Tucidide, nel terzo libro delle storie, descrive con sfumature tragiche, indicando in questo episodio quasi un salto di qualità nella violenza politica in Grecia. La guerra, dice Tucidide con un'espressione meravigliosa, è un bias didaskalos, cioè un insegnante, un maestro crudele e violento, che porta in sostanza a dimenticare tutte le norme su cui il vivere civile si era retto fino ad allora. E allora andiamo all'aspetto ideologico. Normalmente a scuola lo si insegna come se Sparta fosse la destra, mi scusi, e Atene la sinistra. Che cosa c'è di ideologico? Dunque, qualcosa di vero c'è in questo senso, che naturalmente appunto i greci, oltre a scannarsi fra loro città contro città, si scannavano all'interno di ogni città per decidere come doveva essere governata la polis. I modelli in definitiva erano due, cioè o governiamo in pochi, i migliori, ma è scontato che sono i migliori naturalmente quando sono pochi a governare, oppure governa il popolo. Laddove governano i migliori guardano con disprezzo le città democratiche dicendo: ma tu pensa, lì ci sono degli analfabeti, della gente che si sporca le mani a bottega, e poi votano e il loro voto vale come quello del gran signore che ha studiato, che ha vinto le Olimpiadi, che conosce la musica, la storia, ecco. Invece nelle città democratiche si dice appunto: qui uno vale uno, qui tutto il popolo è consapevole e fa politica, e i nobili signori con la puzza sotto il naso devono stare attenti perché non ci mettiamo niente a condannarli come nemici del popolo, no? Ecco. Però è vero che quando a questo punto Atene e Sparta si scontrano, agli ateniesi viene naturale pensare, quando ci impadroniamo di una città o una città diventa nostra alleata, lì spingiamo perché il governo sia simile al nostro, democratico. Per reazione, secondo me per reazione, gli spartani non è che ci avessero pensato, ma per reazione agli spartani viene naturale dire: ah, ma allora i democratici sono amici di Atene. Però, fermo restando che la democrazia non è democrazia come la intendiamo oggi, ovviamente, è una forma... È più democratica della nostra, è più democratica della nostra. Quello è un modello moderno ed esportabile, l'altro è il modello, è una declinazione del modello tradizionale, comanda uno o in pochi, e esercitano il potere nel nome del bene contro il male, ma insomma come gli pare a loro. No, no, senza dubbio la democrazia è l'invenzione più originale. È l'invenzione più originale. Senta, Rita Cioffi, cosa sono le tre ambascerie? Beh, sembra paradossale, però Sparta inizialmente non voleva la guerra. Prima dell'attacco inviò tre ambascerie ad Atene per tentare la strada della diplomazia. Atene però rifiutò queste tre ambascerie e quindi nella primavera del 431 a.C. si andò allo scontro diretto con l'invasione dell'Attica. E quindi sembra che Sparta, alla vigilia della guerra del Peloponneso,
si fece portavoce di ideali quali l'eleuterie e l'autonomia, cioè la libertà e l'indipendenza che vengono tolte quasi alla democrazia ateniese, che gli ateniesi credevano potesse appartenere solo alla loro democrazia. E allora? Allora appunto qui in realtà è questione di propaganda ateniese, perché mentre il conflitto fra democrazia dove tutti votano e oligarchia dove soltanto i ricchi comandano è un conflitto indiscutibile, c'è proprio, però poi tutti quanti parlavano di libertà. Ogni città voleva essere libera nel senso di non dover obbedire ad altre città o all'impero persiano o ai macedoni, ogni città voleva essere indipendente, quindi quelli non sono valori democratici, sono valori condivisi in generale da tutte le poleis greche, direi. Alessia Amante, io vorrei parlare con lei del mito di Pericle. Sì, perché la prima ambasceria degli Spartani agli Ateniesi è una sorta di avvertimento. Gli Spartani dicono agli Ateniesi che hanno un contaminato in casa, che sarebbe Pericle. Perché questo riferimento? Pericle faceva parte degli Alcmeonidi, che è il genus, cioè la famiglia, non soltanto più famosa di Atene, ma anche un po' maledetta, perché si era macchiata di una colpa. Nel VII secolo avanti Cristo gli Alcmeonidi avevano ucciso dei supplici nei templi della città, cioè Cilone e i suoi seguaci che avevano tentato di imporre la tirannide, e questa macchia pesò sulla famiglia per tutti i secoli successivi, tant'è vero che Pisistrato, il tiranno poi di Atene, sposò inizialmente un Alcmeonide, ma poi quando se ne separò per motivi politici usò proprio la scusa che era un'empia, e questa cosa permane addirittura fino a Pericle. L'uso politico della storia, appunto, i greci non avevano niente da imparare da nessuno, e lo si è visto in quello che dicevamo prima su come costruiscono il mito delle guerre persiane. Però questa storia ci insegna anche qualcos'altro, ci insegna l'importanza della famiglia, della discendenza, del sangue per i greci. Noi a volte, noi siamo una civiltà individualista fondamentalmente, la civiltà occidentale moderna è individualista, e questa civiltà da secoli è convinta che i greci erano i nostri antenati. No, ecco, in realtà i greci erano molto diversi da noi. Erano diversi da noi perché erano poco individualisti, e ogni individuo era membro di un clan e portava l'impronta di quel clan. E poi un altro motivo per cui i greci erano diversi da noi è che da noi la religione è una faccenda che interviene da secoli, molto poco nella politica, semmai un fatto privato. Per loro invece la religione è un fatto di enorme importanza, cioè loro vivono in un mondo in cui davvero ci sono gli dèi continuamente che ti guardano, gli oracoli, i presagi, i miracoli, i sogni. Loro vivono immersi in questo mondo e sono diversissimi da noi. Ecco. Senta, professore, un'altra di quelle curiosità che le chiedo: come mai Atene perde nella guerra del Peloponneso, Sparta vince? Come mai a miti della storia vince Atene invece? Cioè, Atene rimane nei secoli, Sparta è un po' negletta. Ma diciamo, in realtà poi Sparta gode di simpatie, secondo me. Quando i ragazzini giocano con i soldatini, secondo me se fai combattere Spartani contro Ateniesi, molti ragazzini stanno con gli Spartani. Perché c'è il culto della forza. Ma perché questo, vince infatti Atene, beh, nella storia? Beh, diamine, l'aveva già capito Erodoto prima ancora che succedesse. Il Partenone a Sparta non c'è, e neanche le tragedie, cioè Atene effettivamente ha costruito delle cose, cioè, che si può perdere una guerra importantissima, la guerra più importante di quel secolo, della fine di quel secolo, ma se tu hai costruito dei monumenti nella cultura, parlo di monumenti di Partenone, ma anche delle opere letterarie, poi puoi avere una speranza di vincere tu. Beh, alla lunga, diciamo, nella memoria e nel ricordo, ovviamente, quell'Atene è scomparsa. Oggi Atene è una grande metropoli, la capitale della Grecia, ma ha poco in comune anche il popolo greco di oggi. Benissimo. Loro si offenderebbero a dirlo, ma non sono proprio tutti discendenti diretti dei greci di allora. Però nella battaglia per la memoria vinci tu. Vinci tu. Entriamo nel terzo e ultimo capitolo della nostra storia. Ad Atene entra in gioco un personaggio carismatico, Pericle, abbiamo visto, è morto di peste, ed è Alcibiade, il nipote di Pericle. Sarà lui a proporre la spedizione in Sicilia, la cui disfatta si rivela un punto di non ritorno per le sorti del conflitto. ...420 a.C. Atene ha un nuovo stratego, Alcibiade, nipote di Pericle.
Un uomo carismatico, campione nelle Olimpiadi, maestro dell'oratoria, amato dagli uomini e dalle donne ateniesi. È il nobile rampollo di un'Atene orgogliosa ed espansionista. Ricco e con importanti contatti internazionali, sarà lui a riaprire le ostilità. 418 a.C. Alcibiade si allea con Argo, antica rivale di Sparta nel Peloponneso, ma viene sconfitto in uno scontro in campo aperto a Mantinea. 415 a.C. Alcibiade convince gli ateniesi a finanziare una campagna militare in Sicilia, inserendosi nei contrasti tra Segesta e Siracusa. Dal Pireo parte una grande spedizione militare contro Siracusa, capitanata da 3 comandanti, tra cui Alcibiade e Nicia. Alcibiade, però, viene presto richiamato in patria con l'accusa di aver partecipato alla mutilazione delle statuette di Hermes, un episodio di empietà avvenuto in città prima della partenza. Alcibiade evita il processo e si rifugia proprio a Sparta, dove ha amicizie importanti. Da lì inizia a giocare una strana partita nello scacchiere delle alleanze. Istiga gli spartani a inviare un contingente in soccorso ai siracusani, rivelando il piano ateniese. Sparta invia il comandante Gilippo, che, arrivato a Siracusa, prende in mano la situazione. 413 a.C. La flotta ateniese viene distrutta nel porto di Siracusa. Gli ateniesi vengono inseguiti e annientati durante la ritirata. I prigionieri saranno gettati a morire nelle cave di pietra siciliane, le latomie. Sempre su consiglio di Alcibiade, gli spartani spingono alla rivolta le isole dell'Egeo alleate di Atene, si alleano con i persiani e occupano la fortezza di Decelea, in Attica. Inizia la parte finale della guerra del Peloponneso, la fase deceleica. 411 a.C. Ad Atene, un colpo di stato oligarchico impone il governo filospartano dei 400. Il modello democratico subisce un duro colpo. Nel frattempo, Alcibiade, che per motivi mai chiariti è stato allontanato da Sparta, partecipa alla rivolta contro i 400, vince sugli spartani e viene riaccolto ad Atene da trionfatore. Riparte poi per nuove campagne che conclude senza successo, uscendo del tutto dalla vita politica ateniese. 406 a.C. Gli ateniesi ottengono una vittoria presso le isole Arginuse, ma i comandanti al loro ritorno vengono processati e condannati a morte per non aver soccorso i naufraghi. Il processo è lo specchio delle lacerazioni interne alla democrazia ateniese. 405 a.C. L'ultima flotta ateniese viene distrutta dallo spartano Lisandro a Aegos Potami, sui Dardanelli. Atene, ormai priva di difese, dopo un lungo assedio, si arrende a Lisandro. Tra le dure condizioni imposte dai vincitori c'è l'abbattimento delle lunghe mura. Un nuovo colpo di stato oligarchico, appoggiato da Sparta, instaura il regime autoritario dei 30 tiranni. Sparta ha vinto. Dopo 27 anni di guerra totale, il mondo delle poleis non recupererà più lo splendore del suo secolo d'oro. Matteo Marroni, ecco la differenza abissale fra l'Atene di Pericle e quella di Alcibiade. Pericle praticamente può essere stato anche un corrotto, ma è incontrastato, è pressoché incontrastato. Non morisse di peste, sarebbe rimasto tutta la vita a guidare Atene. Alcibiade invece ha una serie di guai, gli danno tutte le colpe. È un comandante di valore, lo accusano addirittura di aver fatto mutilare le Erme, le statue al dio Hermes, prima della partenza della spedizione in Sicilia, e poi lo accusano di aver voluto quella spedizione, che era una spedizione inutile. C'è una sorta di accanimento contro Alcibiade che poi lo costringe a scappare a Sparta? Sì, bisogna riconoscere ad Alcibiade una sublime capacità demagogica, la capacità di saper anche diffondere nella massa, nel demos, nel popolo, la voglia di affrontare una grande impresa che in realtà però era già stata tentata ad Atene nei decenni precedenti, se pensiamo che una grande spedizione in Sicilia era stata compiuta già nella fase del decennio precedente da Lachete, un generale che poi figurerà in un dialogo di Platone come interlocutore, e ancora prima contatti con l'isola e con
il variopinto e composito mondo dell'isola erano stati presi addirittura negli anni 50, negli stessi anni in cui Atene affrontava un'impresa simile, in Egitto però, che tra l'altro fallì e comportò lo spostamento del tesoro dall'isola di Delo alla stessa Acropoli di Atene. Matteo Marroni mi ha convinto, Alcibiade non è altro che un continuatore, forse probabilmente all'altezza di Perica, della politica precedente. Ma perché lo mettono continuamente in mezzo? Che cosa ha Alcibiade che provoca questi eccessi della democrazia? Ma il punto è che la democrazia ateniese probabilmente vive nell'eccesso, perché appunto, dicevo prima scherzando, era più democratica della nostra democrazia. Lo era in un senso proprio molto concreto e materiale. La democrazia ateniese vuol dire... Sembra un'assemblea del 68, la democrazia ateniese, d'accordo? Chi c'è, c'è. Tutti lì. Chi non è lì in quel momento non conta niente, ma tutti quelli che sono lì parlano, possono parlare, gridare, battere i piedi e votare. E quelli che sanno parlare bene all'assemblea e tenerla in pugno ottengono un voto favorevole e vanno al potere. Però immediatamente qualcuno comincia a dire, ma sai, quello lì invece in realtà... Ecco, in più ci sono i nemici della democrazia che si lavorano il popolo dicendo, ah, avete letto quello lì, eh? Date un po' a vedere che fine faranno i vostri soldi, ecco. E quindi è una democrazia instabile. Alcibiade è uno fra i tanti grandi leader ateniesi che sono finiti in esilio a un certo punto. Rita Cioffi, le faccio una domanda difficile, a cui è difficilissimo rispondere. È la democrazia, questa democrazia, la colpevole del fallimento della spedizione in Sicilia o ci sono altre cause? La spedizione in Sicilia è disastrosa sotto tutti i punti di vista, dal punto di vista militare, ma forse anche un po' dal punto di vista culturale, se proprio lo vogliamo dire. Infatti c'è un aneddoto, forse molto interessante, che ci racconta Plutarco nella vita di Nicia, e cioè ci dice che i siracusani decisero di salvare la vita soltanto agli ateniesi che conoscevano a memoria i versi delle Troiane, la tragedia antimilitarista per antonomasia di Euripide. Questo ci testimonia innanzitutto la diffusione di un prodotto attico in un ambiente dorico e peloponnesiaco e poi quanto era importante il significato che portavano le tragedie greche. In quel caso i siracusani, con l'apporto degli spartani, con il generale Gilippo, ebbero modo di vedere una diffusa ignoranza da parte degli ateniesi. E la sconfitta della spedizione in Sicilia è la vera sconfitta, cioè noi poi diciamo i 400, la dittatura dei 30 tiranni, ma lì nel 415 è finita la storia. Ma quella diciamo è la catastrofe più impressionante, però devo dire che fa anche impressione la capacità di Atene di riprendersi comunque. Cioè questa è una città che è in grado di mandare un grande esercito e una grande flotta, un enorme numero di cittadini armati, una spesa colossale, tutto questo svanisce, perdono tutto. Dopodiché però l'anno dopo Atene mette di nuovo in mare una flotta carica di opliti, di nuovo. Cioè è una città che doveva, non è appunto un caso bizzarro che quella città abbia prodotto questa memoria, era una metropoli straordinaria. Finiamo il discorso sulle tirannie e vado da Alessia Amante perché ci racconti dell'ultima, la dittatura dei 30 tiranni, poi non sappiamo dittatura, 30 tiranni. Esatto. Ma insomma qualcosa di voluto da Sparta per reggere le sorti di Atene e Atene riesce a rovesciare anche questa dittatura. Sì, infatti più che 30 tiranni si dovrebbe parlare di 30 costituenti perché ebbero proprio il compito di ricercare la patrios politeia, cioè la costituzione dei padri. E quindi avevano proprio il compito di riscrivere la Costituzione ateniese ritornando alle origini. E non è un caso che a restaurare la democrazia sia stato Trasibulo, che proprio aveva riflettuto sul tema della patrios politeia, aveva detto attenzione, la Costituzione dei padri è quella che avevamo fino all'altro ieri, quindi la democrazia, quella di Clistene. Trasibulo quindi restaura la democrazia, una democrazia teoricamente moderata, con il motto me mnesikakein, cioè non, dimentichiamoci del male, non recriminiamo. Quindi applica un po' questa politica dell'oblio che potremmo paragonare quasi a quella di Augusto quando diventa principe dopo le guerre civili, dimentichiamo i delitti. Anzi, credo quella viene vista come la prima prova del patto dell'oblio. Dimentichiamoci gli scontri che abbiamo avuto, perché fra il 415 e il 404 furono infiniti con cambiamenti di posizioni, facciamo pace e procediamo. Ma secondo lei questa furono 30 tiranni o
la tirannide, come la intendiamo noi, aveva poco a che fare con questo ultimo episodio di comando in Atene. Aveva poco a che fare perché il tiranno per definizione è uno solo, 30 sono troppi effettivamente. Però non dimentichiamo che con i 30 tiranni c'è un bagno di sangue. Questo sì, cioè loro continuano in una politica in cui il nemico sconfitto non è l'opposizione di Sua Maestà che ha il diritto di parola, ecco, è un nemico da annientare. E la democrazia fa la stessa cosa, naturalmente. Tra l'altro è interessante, prima si parlava dell'uso della storia, l'uso politico della storia. Qui ci sono quelli che dicono torniamo alla buona Costituzione di una volta, cioè facciamola finita con questa novità ignobile della democrazia. E gli altri che dicono sì, torniamo alla Costituzione di una volta, cioè la democrazia che l'abbiamo sempre avuta. Quindi. Professore, formidabile, ma anche lei deve darci 3 libri per approfondire il caso delle guerre del Peloponneso, della contrapposizione Sparta-Atene. Allora, per provare a vedere Sparta un po' al di fuori dei luoghi comuni, c'è un libro di Sergio Valzania che ha il curioso titolo di Brodo Nero, Sparta pacifica il suo esercito e le sue guerre. Il brodo nero non credo fosse un piatto particolarmente apprezzabile, ma invece l'idea di Sparta pacifica, proprio perché militarista, è un paradosso che vale la pena di approfondire. Per Atene suggerirei un libro di uno dei nostri più grandi storici, cioè Luciano Canfora, Il mondo di Atene, che però, attenzione, non è, come può far pensare il titolo, un vasto affresco, ma è un'analisi proprio invece della politica ateniese in quegli ultimi anni della guerra del Peloponneso, sospesa fra gli eccessi della democrazia e il rischio del colpo di Stato. Dopodiché, secondo me, abbiamo parlato tanto di Tucidide. Il Tucidide è pubblicato nella Burr, in edizione tascabile, costa 4 soldi, e io l'ho letto quando ero ragazzino, me lo ricordo ancora, bisogna leggere Tucidide. Grazie al professor Alessandro Barbero. Grazie ai preparatissimi Rita Cioffi, Matteo Marroni e Alessia Amante, e mentre vi invito a prendere nota dei libri segnalatici dal professor Barbero, passo alle conclusioni. Brodo Nero, Sparta pacifica, il suo esercito, le sue guerre. Sergio Valzania, Juvence 1999. Il mondo di Atene, Luciano Canfora, La terza 2011. La guerra del Peloponneso, Tucidide, Burr Classici 1996. Alessandro Barbero ci ha detto nella maniera più chiara come nel 403 a.C., dopo la caduta dei 30 tiranni, ad Atene fu imposto l'oblio. Non bisognava rivangare il passato. E invece ci andrò di mezzo Socrate, un grande filosofo, una delle figure più importanti nella storia del pensiero dell'antichità. In che senso ci andò di mezzo Socrate? Nel senso che nel 399 a.C. fu istruito nei suoi confronti un processo. In realtà Socrate era stato il maestro di Crizia, il più importante dei 30 tiranni. Era chiaro che quello era un processo politico, ma molto genericamente, proprio per non incappare nelle leggi dell'oblio, Socrate fu accusato di corruzione dei giovani, un misterioso reato di corruzione dei giovani. E nel processo Socrate si difese, avrebbe potuto sottrarsi, ma non si sottrasse e alla fine decise spontaneamente di uccidersi bevendo la cicuta.